proprio oggi che io decido di venire a visitare il centro di Copenaghen, c'era il Gay Pride, quindi un porcile incredibile. E la cosa buffa è che c'è veramente tanta di quella gente che partecipa alla manifestazione. Sarebbero tutti da riprendere per la particolarità, vestiti, trucchi, di tutto c'è in giro di tutto. Mettiamoci nella bolgia. Fatemi uscire! Adesso chioschetto. Ma siamo invece nella via commerciale lunghissima, una delle più lunghe d'Europa. E questa è la Danimarca, ragazzi. Le barche fanno festa qua. Siamo al porto turistico. Danimarca. Facciamo questa gran bella ripresa, uno dei canali più famosi al mondo, il più famoso in Danimarca, risalente al XVII secolo. Il significato del nome corrisponde a Porto Nuovo, ma in realtà questo è il porto vecchio di Copenaghen, dal quale poi si strutturò tutta la città. Questo è il numero 9. Questa è la casa più vecchia qua del canale. C'è un troll cittadino che si trova a Christiania, il quartiere famoso qua a Copenaghen, fondamentalmente perché si è reso uno stato libero e indipendente attraverso l'occupazione tanti anni fa, non mi ricordo quando, di una comunità hippie. E la cosa bella è che comunque il governo ha accettato questa cosa pur ponendo delle restrizioni, ovvero non si potevano utilizzare droghe pesanti. Qua devo andare a destra io. Scusate, non si potevano utilizzare droghe pesanti, ma alla fine la comunità è stata accettata anche dal resto dei cittadini di Copenaghen, e questa è un altro esempio di civiltà, no? Adesso vediamo un po', perché comunque a Christiania non si può riprendere, nel senso che sconsigliano tutti di fare i riprese, quindi al limite farò proprio le riprese solo al troll. Con l'attraversamento di questo ponte entriamo nella Christiania.
ok, anche stavolta chi cerca trova, ho trovato un parcheggio. Sarò a 1,5 km da Cristiania. Qua c'è scritto park one time, ci ho messo l'ora d'arrivo, mi hanno detto che è per un'ora e in un'ora sì, magari sforerò un po', però dai, ce la posso fare. Andiamo, adesso qua entriamo proprio nella parte tipica di Cristiania. Questo è l'ingresso. E adesso però qua smetto subito di registrare perché non si può. Questo è un locale fatto con tutte cose di riciclo, questi qua sono cassettoni per l'immondizia, ti credo. Okay, questa è un'entrata secondaria, sempre a Cristiania. Comunque è pittoresco, è veramente originale. Quella è la prima struttura che si trova all'ingresso, basta fare questo vicolo e voilà che arriviamo alla Green George. Suo significato. Ci sono dei bancarelli, bancarellini, ognuno c'ha il proprio prodotto da vendere. Questa parte fa sempre parte del quartiere di Cristiania, tranne questi qua che ho davanti a me, tutti gli altri sono sulla riva a rollare o a fumare. Attraversando credo che si esce dal quartiere, quindi finito il ponte qua non si è più Cristiania. Là stanno giocando, ci sono due reti, tante persone in canoa che si passano la palla, credo con la palla della canoa. Adesso andiamo a vedere da più vicino, va, che sono curioso. Naturalmente sono arrivato io e loro smettono di giocare. Praticamente devono fare canestro nel rettangolo in alto e la palla si tira con la pala della canoa. Squadre miste e usano i palloni da beach volley. Sorry, which is the name of this sport? Canupolo. In English? Canupolo. Canupolo? Yeah. Wow! Punti di vista differenti per chi è qua ed esce da Cristiania. You are now entering the hell. Praticamente per loro chi esce di qua entra nell'inferno.
Tutto sommato. Adesso il cellulare è morto e io quindi tornare al camper sarà un bel casino. Ponte bassissimo. Teatro dell'opera. Si è incastrato qualcosa, e sì, perché lì vedete le macchine. Aiuto! Perché probabilmente il ponte sta già... Questa è di... Oh. Beh, è successo qualcosa. Si abbassa la sbarra. In bici sto diventando un danese anch'io, ormai la gamba, oggi neanche la fasciatura, risponde bene, ma che un piacere. Eccolo qua, tigrottino. Ah, giusto per... Allora, qua è l'entrata del HF Music Babien. Spettacolo di posto. Ora sto andando a cercare il secondo troll. Dovrebbe essere più o meno lì, oltre il ponte. Vediamo un po', adesso è quello che c'è la discesa, che ci porta. Vai! Vai che abbiamo trovato la strada. No, io pensavo che si arrivasse di là, porca la miseria. No, ma l'isolotto è questo, quindi il troll è di qua. In teoria dovrebbe essere dietro. Le zanzare per la prima volta in 31 giorni. D'altronde lì non c'era speranza. È costata cara la visita a Langeliv, come si chiama, è il secondo troll. Costata cara, 7 morsi giganteschi, bubboni grossi così. Te gusta, te gusta, mosquitos danese e il sangue italiano, te gusta. Bene, abbiamo ripreso l'autostrada che era lì vicino dove c'era il troll, Langeliv, e adesso abbiamo passato il ponte e siamo entrati nell'isola che si trova a sud-est di Copenaghen, Amager, una roba del genere. Adesso mi sto trasferendo in zona dove domani andrò a caccia degli altri trolls. Qua di fianco a sinistra c'è l'aeroporto e noi stiamo andando a Dragor. Buona, anche stasera ho trovato un parcheggino. Non so se si vede qualcosa, ormai è buio quasi. Comunque sono a pochissimi, saranno neanche un chilometro da dove dovrebbe esserci il troll. Ah, bene, adesso mi gratto un po', faccio un po' di gratta gratta per i morsi, poi mangio
Mi sa che mi mangio un riso in bianco, va, che c'ho lo stomaco che deve fare un po' di pulizia. Mi sono alzato stamattina presto, per me prestissimo, perché dicono che i troll la mattina si fanno riprendere più facilmente. Poi se sei giallo, per quello che mi sono messo il cappello giallo, ti vedono meno. Andiamo a cacciare, andiamo a cercarlo. Allora, sono arrivato qua e c'è questo, come se fosse il suo giardino all'aperto. Però prima, adesso torno indietro perché ho trovato un cunicolo. Eccolo il cunicolo, andiamo a vedere se lo troviamo. Il Mister Troll. Secondo me ci siamo vicini. Io l'ho già visto. Speriamo che non mi veda. M'ha visto. A questo punto qualcuno potrebbe domandarsi, ma non sarebbe meglio documentare gli edifici storici di Copenaghen? La mia risposta è presto data. Documentazioni di tali strutture si possono facilmente trovare ovunque, mentre di queste sculture che hanno un valore culturale più contemporaneo non si trova quasi nulla. Hanno un valore culturale perché Thomas Dambo, attivista dell'arte del riciclaggio, nonché creatore di tali sculture, desidera lanciare un messaggio forte e chiaro. Thomas infatti usa giocosamente la mitologia per riavvicinare l'uomo alla natura. I suoi troll, ben nascosti nei boschi, tra alberi secolari e ambienti incontaminati, interagiscono con i turisti in modo stravagante, portandoli a riflettere sull'importanza del riciclo. Mo vi dico in realtà perché sono sveglio così presto la mattina, perché un po' dopo l'alba ho sentito toc 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 toc. Ho detto porca la miseria. Niente, è stato gentilissimo, ma area militare e me ne dovevo andare. Però ieri sera avevo scoperto questo imboscamento qua in una vietta, che è quella poi che porta al nostro amico Fritz. Mi sono fatto poche centinaia di metri oggi, me la sono cavata con neanche un chilometro per ora. Adesso bisogna vedere gli altri, sempre che si facciano trovare. Buongiorno amici e amiche del pianeta, ci stiamo trasferendo nella parte nord di quest'isola che si trova, come abbiamo detto, a sud-est di Copenaghen. E quest'isola qua è una zona militare fondamentalmente, con una zona residenziale, villette. È un'isola completamente verde, cioè è un parco unico. Adesso siamo nella zona del porto e tra poco dobbiamo metterci alla caccia. Chissà che questo sia più visibile degli altri, visto che dalle foto dovrebbe essere più intercettabile. Grazie a un camionista che mi ha detto: guarda che qua dentro, sono entrato nel cantiere, no? È arrivato lì con la megatia dicendo: oh, guarda che qua non puoi stare. E però è stato gentile e mi ha spiegato come raggiungere sto benedetto troll. Ok, abbiamo lasciato lì il camper e adesso dobbiamo cercare sto troll, che è Captain Nalle. Ha qualcosa a che vedere con le barche. Allora, l'ho trovato, cioè lo vedo, ma è tutto recintato. In teoria è un casino. C'è il filo spinato, quindi anche, vedete, anche di là pure. Sto seguendo la recinzione qua per vedere se c'è un punto per scavalcare, per avvicinarsi. Trovato, te capì? Andiamo, il troller noi troviamo. Eccolo qui, il vecchio capitano che si tira dietro la sua barchetta.
Se alcuni di voi fossero interessati ad avere ulteriori informazioni su queste simpaticissime creature, potete visitare il sito di Thomas Dambo, questo designer danese che dal 2014 ha costruito decine di creature in legno di ispirazione folclorica in spazi verdi e parchi di tutto il mondo. Questo che stiamo cercando è il Sutter Trolden Sanka, però il cittadino che però come al solito bisogna trovare. Eccolo che l'abbiamo trovato, il troll cittadino. Povero, non so quanto sia contento di stare qua, eh. Insomma, è un po' ma bistrattato, però è il troll dei bambini perché qua ci sono tutti i ciucciotti. C'è ancora un troll da stanare qui nella periferia di Copenaghen. Il suo nome è Ivan Evigar e dovrebbe proprio trovarsi all'interno di questa area verde. You want me to come in? It's easy to see. Not sure, I haven't been there for a while, so I have to look. Yeah, in fact. Okay, at the end on the left. Good thank luck. You. Tre pecore. Ciao pecora. Allora, mi hanno detto che è da queste parti, ma guarda te, vediamo più che altro. Devi trovare la bici, amore mio. Ci cacciamo, mamma mia, qua c'è di tutto. Ivan. Ma qua posso venire in bici? Sento che siamo vicini. Dove sei, vecchio troll? Sta a vedere. No, quello non è un troll. Cioè cos'è quello che è rimasto del troll? Un tir che l'hanno tirato via, era qua e l'hanno tirato via. Secondo me l'hanno smantellato. E purtroppo la mia intuizione si è dimostrata azzeccata. Dopo mezz'ora di ricerca, chiedendo a una coppia di danesi, mi è stato detto che il troll era stato rimosso e trasportato all'estero verso una nuova locazione. Pensate, proprio poche ore fa. E vabbò. Ok, è giunto il momento di abbandonare questo parcheggio che è stato così utile da non poterci credere. Bene, trasferimento adesso a Copenhagen, che capirete cos'è Copenhagen. Ci siamo a Copenhagen. È sta roba qua che abbiamo davanti, Dall'inclinazione qualcuno potrebbe già capire qualcosa. Eccoci qua, parcheggino davanti a un'immensa distesa di campi da calcio. Tante rotte, un po' fuori, adesso lo porto ancora un pochettino più avanti. Bene! Andiamo a mangiare che c'ho una fame da lupo.